Mio bisnonno, che si chiamava come mio nonno, Vittorio Ducrot, era un ingegnere francese, il quale lavorava per l'Esseps, che tagliava il canale di Suez, negli anni 50-60 dell'Ottocento. Finito il lavoro, al principio del 1867, lui e la moglie francese, che si chiamava Roche, e che era incinta, presero una nave da Alessandria per andare a Palermo a visitare la sorella della moglie, che si chiamava Durand e che era la grande sarta della nobiltà, la sarta francese della nobiltà palermitana. Però la nave fece uno scalo a Malta e i passeggeri presero il colera. E quindi mio bisnonno, Vittorio Ducrot, padre di mio nonno, Vittorio Ducrot, pure lui, e abbiamo tutti lo stesso nome, arrivò a Palermo cadavere. E mia bisnonna si buttò tra le braccia della sorella sarta e andò a vivere con lei. E mio nonno nacque per questa ragione a Palermo. E lì rimase, crebbe e prosperò. La bisnonna si risposò con un mobiliere che si chiamava Carlo Gurria, dal quale non ebbe figli, però lui, Carlo Gurria, era una persona molto generosa, bravissima, voleva molto bene a mio nonno, lo fece educare, lo mandò a fare collegio in Svizzera, lo mise come socio nella sua azienda e la fabbrica prosperò. Carlo Gurria è morto nel 1897, e da allora mio nonno ha preso in mano la fabbrica. Thank you.